Anche quest'anno il consultorio familiare Sabino, insieme ad alcune associazioni di Non Sei Solo, accenderà l'Albero della Speranza martedì 13 dicembre, ma in un modo diverso. Dopo i tragici eventi che hanno coinvolto il nostro territorio, il consultorio vuole essere vicino alle zone ferite, dedicando una giornata agli studenti delle scuole elementari e medie di Amatrice. L'associazione accoglierà a Rieti i bambini delle scuole, che saranno i protagonisti e allestiranno l'Albero della Speranza in piazza Mariano Vittori, con i loro pensieri e disegni. Preziosa collaborazione sarà quella di alcuni studenti del Liceo delle Scienze Umane di Rieti, che insieme alle associazioni Alcli, Mensa Santa Chiara, ADI e Associazione Famiglie Numerose li accoglieranno ed assisteranno nella preparazione dalle ore 10 presso il consultorio familiare Sabino. Sono stati invitati il Vescovo Pompili, il Prefetto, il Sindaco di Rieti, il Sindaco di Amatrice, il Comandante della Forestale e il personale docente coinvolto. Alle ore 13.30 si svolgerà un pranzo sociale con le maestre e le autorità invitate presso la tenda della mensa di Santa Chiara.